Come dicevamo nel video precedente, adesso studiamo questo urto rotazionale. Tra la persona da 50 kg che corre in modo rettilineo uniforme alla velocità di 3 metri al secondo e a terra salta e atterra sul bordo C di questa giostra, che sta ruotando alla velocità angolare di 4 radianti al secondo, ha una massa di 200 kg e un raggio di 2 metri. L'urto in questo caso è perfettamente anelastico, si chiama anche urto plastico, perché la persona rimane attaccata alla giostra. E come abbiamo detto prima, questo esercizio chiede la velocità angolare, come cambia, dopo l'urto e si risolve applicando la conservazione del momento angolare. Vediamo meglio perché il momento angolare totale del sistema persona più giostra si conserva. Il motivo è la legge di Newton rotazionale, o meglio il teorema dell'impulso angolare, che in pratica è la stessa legge di Newton scritta in modo diversa. Diverso, noi sappiamo che se il momento torcente totale è nullo, il momento angolare si conserva. Infatti un momento torcente totale causa una variazione di momento angolare. Se questo momento torcente non c'è, il momento angolare rimane costante. In questo caso il nostro sistema è composto da due oggetti, la giostra e la persona, quindi dobbiamo vedere se c'è un momento torcente totale che agisce dall'esterno su questo sistema. Ma se andiamo a vedere non c'è nessun momento torcente esterno, le uniche forze che vengono scambiate tra i vari oggetti sono quelli tra di loro, quindi sono forze interne al sistema. In particolare è quando la persona salta sulla giostra. E in quel momento si esercita una forza reciproca che poi manterrà la persona attaccata alla giostra. Quindi forze esterne non ci sono, cioè non ci sono momenti torcenti esterni. Quindi il momento angolare totale del sistema si conserva. Ed ecco il motivo per cui impostiamo l'equazione di conservazione del momento angolare totale del sistema. Prima però di procedere con i calcoli, cerchiamo di capire intuitivamente se l'atterraggio di questa persona sul bordo della giostra la fa rallentare o la fa accelerare. Lo possiamo capire calcolando la velocità lineare del bordo della giostra. C è un punto qualsiasi del bordo e la sua velocità lineare, la posso ottenere, moltiplicando il raggio per la velocità angolare della giostra. Questa infatti è la solita relazione che lega una velocità lineare a una velocità angolare, cioè la relazione che lega la velocità dei punti che si trovano a varie distanze dal centro, in questo caso sul bordo, questa velocità viene legata alla velocità angolare della giostra. Quindi basta moltiplicare per la distanza dal centro, 2 metri per 4 radianti al secondo, questo punto sul bordo, cioè il bordo della giostra, gira a 8 metri al secondo, che è di più rispetto ai 3 metri al secondo della persona. Quindi la persona va più piano del bordo della giostra. Quando la persona arriva sul bordo, la rallenta. Se invece la persona corresse a 8 metri al secondo, come il bordo della giostra, non si verificherebbe né un rallentamento né un'accelerazione della giostra stessa. Se la persona corresse a una velocità maggiore di 8 metri al secondo, che è la velocità del bordo della giostra, allora la giostra acquisterebbe velocità, proprio perché su di lei atterra una persona che va più veloce. Quindi ci aspettiamo nel nostro caso che omega primo sia minore di omega, e infatti poi vedremo che sarà così. Ora dimostriamolo con i calcoli. Quindi momento angolare totale del sistema è la somma dei due momenti angolari della giostra A e della persona B. Questo è il momento angolare totale prima e questo è il momento angolare totale dopo. Si tratta di quattro vettori che escono dal foglio. Infatti, la giostra ruota in senso antiorario, la sua velocità angolare è un vettore che esce verso di noi, qui rappresentato con la punta, quindi è una freccia vista di punta. Anche il momento angolare esce verso di noi proprio perché la rotazione è antioraria. La rotazione si manterrà antioraria anche dopo della giostra e quindi anche LA' è un vettore che esce verso di noi. Invece la persona, sappiamo già che una persona in moto lineare ha un momento angolare anche pur muovendosi di moto lineare, e questo momento angolare l'abbiamo visto nel video precedente, è un vettore che esce verso di noi, LB. 2
Dopo che la persona è atterrata sulla giostra, la persona inizia a ruotare insieme alla giostra, quindi il suo moto non è più lineare ma diventa rotatorio, ma comunque rotatorio in senso antiorario e quindi di nuovo anche la persona, anche dopo essere saltata sulla giostra, ha un momento angolare che esce dal foglio. Ora togliamo tutte le frecce e andiamo a calcolare i moduli di questi vettori, cioè i valori numerici, prima e dopo che la persona è saltata sopra. Prima abbiamo la giostra e la persona. Cominciamo con questo momento angolare che si calcola come sempre moltiplicando il momento di inerzia per la velocità angolare. Il momento di inerzia della giostra è il momento di inerzia di un disco, quindi un mezzo la massa del disco della giostra per il suo raggio al quadrato. Qui c'è il calcolo del momento di inerzia della giostra da moltiplicare poi per omega, che è 4 radianti al secondo. Quindi eseguendo la moltiplicazione troviamo 1600 kg metro quadrato al secondo. Radianti l'abbiamo tolto perché è un'unità di misura finta. Abbiamo calcolato quindi questo momento angolare. Adesso passiamo a quello della persona, l'abbiamo studiato nel video precedente. Basta moltiplicare il parametro di impatto, che in questo caso particolare è uguale al raggio. Non sarà sempre così, dopo vedremo un caso in cui il parametro di impatto è diverso dal raggio. Qui però è 2 metri e quindi dobbiamo moltiplicare il parametro di impatto 2 metri per la quantità di moto della persona, che è semplicemente il prodotto massa per velocità, 50 kg per 3 metri al secondo. Il risultato è questo momento angolare della persona. E così abbiamo calcolato questi due momenti angolari, li dobbiamo sommare, perché tutti e due escono verso di noi, quindi hanno lo stesso verso. Li sommiamo, cioè sommiamo questo valore con quest'altro, e troviamo 1900 kg metro quadrato al secondo. Adesso dobbiamo calcolare i due momenti angolari della giostra e della persona dopo l'urto, cioè dopo che la persona è saltata. Anche in questo caso poi li sommeremo perché hanno lo stesso verso. Qui ci sono i calcoli, quindi dopo l'urto la giostra ha un momento angolare che si calcola con la stessa formula di prima, quindi momento di inerzia che abbiamo già calcolato per la nuova velocità angolare che è la nostra incognita. La persona a questo punto non si muove più di moto lineare, ma si muove di moto rotatorio, quindi il suo momento angolare finale si calcola con la formula del moto rotatorio, quindi il momento di inerzia della persona per la stessa velocità angolare omega primo della giostra, perché infatti adesso persona e giostra rimangono attaccati e ruotano con la stessa velocità angolare. Il momento di inerzia della persona che sta ruotando sul bordo in questo modo è quello di un punto materiale che si muove e che ruota a distanza r dal centro. E quindi sappiamo che un punto materiale che ruota a distanza r ha questo momento di inerzia. Quindi la massa del punto materiale è la massa della persona per il raggio di rotazione al quadrato. E il risultato è quindi questo valore da moltiplicare per omega primo. Perciò in definitiva la persona dopo che è saltata sulla giostra ha un momento angolare dato da questa formula, momento di inerzia per omega primo. Abbiamo detto che vanno sommati perché hanno lo stesso verso, vanno sommati questi due momenti di inerzia, momenti angolari, a dare il momento angolare totale dopo l'urto. La loro somma basta mettere in evidenza omega primo e sommare 400 più 200, 600 kg metro quadrato per omega primo. Ora torniamo alla conservazione del momento angolare tra prima e dopo l'urto, quindi prima il momento angolare era 1900 kg metro quadrato al secondo, l'avevamo calcolato poco fa, era questo valore prima dell'urto. Dopo l'urto l'abbiamo calcolato adesso e qui abbiamo la nostra incognita omega primo. Li poniamo uguali, momento angolare prima e dopo, facciamo le semplificazioni e troviamo che la velocità angolare della giostra e anche della persona che gira su di lei dopo l'urto è 3,2 radianti al secondo circa. Radianti l'abbiamo aggiunto, non c'era, ma è un'unità di misura fittizia, la possiamo aggiungere perché stiamo calcolando una velocità angolare e quindi la dobbiamo esprimere in radianti al secondo. Come vediamo, la giostra
dopo che la persona ci è saltata sopra, ha diminuito la sua velocità di rotazione. Infatti, prima ruotava a 4 radianti al secondo, adesso ruota a 3,2 radianti al secondo. La nuova velocità di rotazione è minore della precedente velocità angolare. In accordo con quello che avevamo intuito prima, dal momento che la persona correva più piano di quanto invece correva il bordo della giostra. Ricordiamo 3 metri al secondo contro 8 metri al secondo del bordo della giostra. E quindi, come indicato anche qui, VB della persona minore di VC del bordo della giostra, la rotazione rallenta.